Eccoci qua con un nuovo video. Siamo andati di nuovo al discount MD. Perché ci piace tantissimo. Abbiamo fatto proprio di recente iniziare il videolog, che è il video acquisti. Quindi magari guardate i link che vi lascio nel box informazione. E adesso di nuovo la spesa all'MD. Abbiamo comprato tante cose buone, che hanno buoni ingredienti, vabbè, per i cosmetici, perché vi ho fatto anche il video dei cosmetici sul mio primo canale. E invece adesso vogliamo far vedere cose buone da mangiare che vi permettono di stare in forma, di stare in salute e di non spendere tanti soldi, perché sono economicissimi. C'è anche la mia cagnolina qua, che è attirata ovviamente dalle cose buone da mangiare, vero amore? Iniziamo subito. Dai, inizia. Allora, abbiamo preso queste fette biscottate integrali bio, sempre della marca bio, sono biologiche. Sono buone perché sono solo con olio extravergine di oliva, senza olio di palma, con farina integrale di grano tenero e farina di grano tenero tipo zero, l'extravergine d'oliva e sale. È una cosa, diciamo, rara di trovare fette biscottate senza olio di palma. Al supermercato non ci sono mai. Anche quelle famosissime. Sapete quali? Che hanno olio di palma, quindi queste qua sono buone. Magari c'è scritto senza zucchero, però c'è l'olio di palma. E invece queste sono naturali e poi integrali, quindi non c'hanno sono ottime anche per chi sta a dieta, per chi vuole stare in forma, sono super dietetiche, amore. Con la marmellata. Guarda questa, come c'è solo, mio amore, bellissima. Allora, io poi ho comprato la quinoa. La quinoa io la odoro tantissimo perché... La adoro perché mi piace. In giro la cereale, cioè una verdura, non è un cereale, quindi... è ricco di proteine, stranamente, tipo a 12 grammi di proteine, quindi tantissimo, e ha meno carboidrati, ad esempio della pasta, del riso, e ci potete fare tante cose buone. Ad esempio, di recente vi ho fatto la ricetta di un pranzo fuori estivo leggero, sempre su questo canale, in cui ve l'ho fatta col couscous, però la stessa la potete fare con la quinoa, e io stessa la faccio spessissimo, mi piace tanto, è fresca, una cosa molto estiva che vi fa stare in forma, leggeri, e buonissima la quinoa, veramente l'adoro. Poi abbiamo preso questo, il riso integrale venere, questo pure è buono, sarebbe un riso un po' nero, sì, è vero. Però dall'aspetto è un po' brutto, invece di sapore è proprio buono, è tipo come riso basmati il sapore, però è un riso integrale, quindi è un po' meglio. E poi ha tipo zero grassi, è buonissimo, sì, zero grassi, meno carboidrati, quindi si fanno ottimo. Tante ricette buone con il riso venere, tipo a me piace farlo con le uova e piselli, è buonissimo, ma anche zucchine, gamberi, provatelo perché è buonissimo ed è molto dietetico. Poi ho preso queste bustine molto carine, le ho prese io, sono super sfiziose, sono le bustine di frutta secca mista, ci sono noci, mandorle, semi e semini, sono buone proprio per insalate, infatti c'è scritto salad mix. Sono buone. È indicata tantissimo la frutta secca come merenda, tipo, e anche la mattina come spezzafame, evita gli attacchi di fame ed è ricca di grassi buoni che abbassano il colesterolo. Infatti questi sono comodi, te li metti nella borsetta e fa colazione. Sì, è tipo a metà mattino, a metà pomeriggio, sono buonissimi. Sì, sì. Dai, me lo vogliamo aprire uno? No. Io voglio. Poi c'è noci, mandorle, semi di zucca, anche pomodori secchi, dai, proviamo. Lo sapevo, questa sono mangiata un po' curiosa. Guarda così come mi guarda. Pure i pomodori d'amore. Oh, che bellini. Guarda, ci sono anche i pomodori secchi. Ma non ci sono gli anacardi dentro. Una noce. Cioè guardate che bello, ci sono tutti i pomodori secchi, le noci, le mandorle, un mix troppo buono. Vero Nancy? Buono. Tipo nell'insalata, ma anche così, buonissimo, ma me lo finisco. Poi abbiamo preso un'altra bustona simile a quella, però qui ci sono solo semi, ci sono semi di girasole, semi di lino e semi di zucca, sempre per le insalate. Siamo appassionate di semi. Vedi, sta venendo tutta la bustina, questa è tua, la mia me la porto io. Ah, perché non sono tutte due mie? No, è mia una. Ne vorrei altre 100 parti. A proposito di semi, abbiamo preso pure i semi di lino, se vi interessa. Tutti i semi abbiamo preso, che esistevano all'MD. Abbiamo un po' esagerato, con i semi. La verità. No, perché io adoro i semi. Chi mi segue lo sa, io sono fissata con i semi e semini perché fanno tanto bene. Li metto nelle insalate, i semi di lino, oltre a farci gel per capelli, vi ricordate il video di tanti anni fa? Li uso anche nello yogurt e nelle ricette dolci, sono buonissime, fanno tanto bene. Guarda qua, messo al contrario. Guarda gli ingredienti, guarda quante semi proteine e quante fibre hanno. Hanno tante proteine e tante fibre, sono buonissime, quindi mangiate
I miei preferiti sono proprio questi qua, semi di lino, sesamo e papavero. A me semi di zucca. No, guarda qui, sono andata a mangiare nella bustina. Beh, ragazzi, la novità veramente strabiliante sono queste paste. Veramente io muoio dalla curiosità. Sono veramente strefatta. Per ah, sono strefatta. Sì, le adoro troppo e sono tipo delle paste che sono di farina di lenticchie, questa qua rossa e bio. Troppo, cioè praticamente pasta fatta gluten free. Con le lenticchie, quindi praticamente ce n'erano un sacco di tipi biologica e non costa tanto, e la cosa bella è che ha tantissime proteine, perché comunque le lenticchie sono molto proteiche. No, non li puoi aprire questi, non vedo l'ora di provarli, perché sì, ci sono anche delle ricette con ceci, vabbè. E poi c'è questa qua che è con farina di piselli. Madonna, troppo buone queste paste, che sono tipo essendo fatte con i vegetali, lenticchie, piselli, legumi. Sono molto molto proteiche e a basso contenuto di carboidrati, quindi sono ottime. Dai, dobbiamo vedere se sono buone. Sì, speriamo. Poi ho preso anche della semplicissima pasta all'uovo, che a me piace tantissimo, perché anche questa qua è molto proteica come pasta. Beh, lei vuole i semini da qua. Comunque è buonissima questa pasta, da fare tipo con un ragù, buonissima veramente, e a me piace tanto. Poi abbiamo preso il farro, che oltre alla quinoa è il nostro cereale preferito, è buonissimo per le insalate fredde, pure buono. Vi invece del riso, sì, potete mettere il farro, farro è buono. E se vedete proprio su questo canale c'è una ricetta che feci l'anno scorso, che è chiamato proprio una ricetta estiva, un pranzo fresco per l'estate. Che buono. Aiuto! E vuole semini? Guardate quel video e vi faccio vedere proprio come faccio il farro in insalata, che è buonissimo per un pranzo fresco e leggero, per restare in forma, ve lo straconsiglio. E poi infine, scusate, sto mangiando ancora semini perché li adoro veramente. Lui pure li adora. Innamorata. Ho preso le preselle integrali, che a me piace tantissimo, ve lo consiglio come un pranzo tipo molto fresco e leggero. La presella con il pomodoro, il tonno, un filo d'olio d'oliva, è molto molto buono. A te piace? L'adoro, in estate sempre la mangio, la presella col pomodoro fresco. L'adoro. E l'olio. E il tonno pure, ci vuole un po' di proteine. E poi ho preso anche questi qua, che sono tipo crostini. Sono praticamente sempre integrali, però piccolini. Queste sono un'alternativa al pane, quelle piccoline, sì, magari se non volete mangiare il cibo, sono buonissime. Basta mangiare semi e semini. Mi adoro, appena fatta la bustina. Comunque, appena vado all'MD me ne compro 20 pacchi di questi, che adoro veramente. E il video finisce qui. Grazie per aver visto con questo. Con l'escocalità che si affoga con i semini, come. Consigliateci altri supermercati in cui andare. Noi andremo in missione segreta a fare la spesa dappertutto. Dappertutto. Yeah. A mangiare tantissimo, mio amore. Adesso te lo do un semino, dai. Te lo do. Noi vi salutiamo, ciao. Vi mandiamo un bacio grande. Lasciateci tanti like se vi piacciono questi grazie video. E tanti commenti sulle prossime missioni. Ciao. Ciao.